Adescavano bambine su Skype e WhatsApp, tra gli indagati anche un pesarese cinquantenne disoccupato. È morto negli Stati Uniti a New York, all'età di 94 anni, Sabi D'Amico, da oltre 35 anni frequentava la città di Pesaro. Il cordoglio di Matteo Ricci. Il premio giornalistico Valerio Volpini assegnato a padre Maurizio Patriciello, parroco anticamora di Caivano, della diocesi di Aversa. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri. Buonasera. Una vasta operazione antipedofilia della Polizia Postale di Udine, che ha scoperto una vera e propria comunità dove i membri adescavano ragazzine su Skype e WhatsApp, convincendole ad inviare loro filmati e foto a contenuto erotico, ha interessato anche la provincia di Pesaro e Urbino, dove è stato individuato un pedofilo cinquantenne disoccupato. 24 in tutto gli indagati, tra cui 4 recidivi, che dopo aver adescato le minorenni si scambiavano i riferimenti di contatto. Alice Gambacorta. Sono state svolte anche nella provincia di Pesaro, oltre che in quelle di tante altre città italiane come Milano, ma anche Lucca, Forlì Cesena, Genova, Torino e Roma, le indagini della vasta operazione antipedofilia della Polizia Postale di Udine. Diverse le persone denunciate, residenti in numerose province dal nord al sud. Si tratta di una vera e propria community in cui i membri, dopo aver adescato le minorenni su Skype o su Messenger, si scambiavano i riferimenti di contatto. Così convincevano le vittime a inviare loro filmati e foto a contenuto erotico. Le indagini, partite circa un anno fa, hanno preso il via dalla denuncia dei genitori di una bambina di 12 anni. Poi sono state coordinate dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online di Roma e dalla sezione della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Udine. 22 computer, 46 hard disk, 508 supporti CD e DVD, oltre a 46 pendrive USB, 50 telefoni cellulari e SIM card e 11 memory card, oltre a tanta altra documentazione, e la quantità del materiale informatico sequestrato. Tra i denunciati, la maggior parte è tra i 29 e i 54 anni, ma vi sono anche due ultra 65 anni. Tra loro impiegati, liberi professionisti, ma anche studenti, operai e pensionati. Adesso cambiamo argomento. Un marciapiede, quello di una scuola elementare, la Francesco Gentile a Fano, i cui lavori non sono ancora terminati e che per questo preoccupa non poco i genitori dei piccoli alunni. Vediamo perché. Centinaia di pietre appuntite lasciate nella disponibilità dei bambini. È quanto succede alla scuola Gentile del Porto a Fano. In una parte della delimitazione esterna della struttura manca infatti il marciapiede ed è rimasto il basamento sul quale andrebbe poi colato il cemento. Il risultato è la presenza di queste pietre che preoccupa molto una mamma. I bambini ogni volta che escono in cortile a giocare hanno a disposizione questi pietroni, anche se le maestre logicamente non gli consentono di andare a prendere i pietroni, però sono bambini e quindi voglio dire non possiamo affidarci al buon senso dei bambini visto che è una scuola elementare. Io sono andata a chiedere spiegazioni se in futuro questo lavoro insomma, verrà terminato. Mi hanno detto che i soldi per il prossimo anno non sono stati stanziati perché occorrono 20.000 euro per terminare il marciapiede. Io ho chiesto venite a fare una bonifica, nel senso togliamo i pietroni, lasciamo la ghiaia sotto. No, perché quello è il basamento per il futuro marciapiede. Ho capito, però se il marciapiede viene costruito fra 10 anni, lasciamo i pietroni per 10 anni? Mi domandavo. E non ho avuto nessuna risposta. Altra soluzione, il preside, il dirigente scolastico, si ritiene che non sia sicuro far uscire i bambini, vieta durante l'intervallo di uscire nel cortile, oppure richiede un transennamento che consiste nella fila sottile di plastica rossa per cui i bambini potrebbero comunque accedere, diciamo, alle pietre, e basta, le risposte sono state queste, perché i soldi non ci sono. La preoccupazione come genitore è quella che qualcuno si possa fare male. La preoccupazione è quella che si possono fare male, perché non solo possono essere lanciate le pietre, ma il problema è che a volte i bambini li spostano magari al centro del cortile. Se un bambino cade e accidentalmente batte la testa su uno di questi pietroni, si può far male.
e anche in maniera pesante, secondo me. Tra l'altro il cortile, insomma, non si presenta molto bene. A parte, vabbè, il problema del cortile, che non c'è l'erba piantumata, anche lì una scuola nuova costata un tot di soldi, non sono riusciti a completare un marciapiede da 20.000 euro e a piantumare un giardino. Cioè, è ridicola la cosa, voglio dire, non aver trovato, no, i fondi, anche perché lì il marciapiede, buttato il braccino, buttato il basamento, manca il cemento, i pietroni, no, ora sono finiti i soldi, non si può fare. Cioè, è ridicola, è una cosa ridicola. Parliamo adesso di Banca Marche, perché ci sono in corso perquisizioni della Guardia di Finanza, 27 le persone indagate nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Ancona. Si tratta di ex dirigenti e amministratori del gruppo Banca Marche, funzionari e tecnici esterni, una decina di imprenditori delle province di Ancona, Pesaro, Urbino, Macerata, di Roma, delle province di Sassari. I reati ipotizzati sono societari e patrimoniali, ma per alcuni degli indagati c'è anche l'associazione per delinquere. Poco fa sono stati resi noti i nomi degli indagati e allora andiamo a vedere chi sono. Ci sono, come dicevamo, gli ex membri del CDA ed ex presidenti di Banca Marche Michele Ambrosini e Lauro Costa, il vicepresidente Tonino Perini, l'ex direttore generale Massimo Bianconi, l'ex capo area concessione crediti Massimo Battistelli, i quattro ex vice direttori generali Leonardo Cavicchia, Pierfranco Giorgi, Claudio Dell'Aquila, ora in pensione, Leonardo Vallesi, l'ex capo servizio concessione crediti Giuseppe Paci, tra i 27 indagati della Procura di Ancona, sottoposti oggi a perquisizione dalla Guardia di Finanza nell'ambito appunto di questa inchiesta sull'istituto di credito. Del gruppo fanno parte anche personaggi della controllata Medio Leasing Spa. Poi ancora una nutrita pattuglia di imprenditori. Gli indagati sono Giuseppe D'Enrico Calamante, Vittorio Casale di Roma, Faustino e Giovanni Filippetti, Pietro Lanari, Vincenzo Minardi, Fanese, Gianluca Ruggeri, Luigi Rossi, Giovanni Taus e i tecnici esterni incaricati delle perizie Giuseppe Lucarini e Cristian Renzetti. I reati ipotizzati vanno dal falso in bilancio, false comunicazioni sociali, fino all'appropriazione indebita. Per 12 appartenenti agli ambienti bancari si ipotizza anche l'associazione per delinquere. Bianconi, Barchiesi e Vallesi quali promotori e organizzatori, Ambrosini, Baldarelli, Cavicchia, Costa, Cuicchi, Dell'Aquila, Giorgi, Giovannini, Perini quali partecipanti. Questa è la notizia che è stata battuta poco fa dall'ANSA. Ieri è morto negli Stati Uniti a Port Washington, nello stato di New York, all'età di 94 anni, Sabatino, detto Sabi, D'Amico. Cordoglio del presidente della provincia di Pesaro Urbino Matteo Ricci e dell'assessore dei rapporti con i cittadini della provincia nel mondo Massimo Seri per la scomparsa appunto di D'Amico, presidente dell'Associazione Lauretana Marchigiani d'America, molto conosciuto e amato a Pesaro, dove da più di 35 anni tornava per trascorrere le vacanze. A nome della Giunta e dell'intera comunità provinciale, ha detto Ricci, esprimo alla figlia Andrea, che vive a New York, e ai parenti che risiedono nella nostra provincia, le più sentite condoglianze. Avevo ricevuto Sabi nel 2011 in provincia, complimentandomi per il suo impegno a favore dei marchigiani riuniti nell'associazione da lui presieduta, esprimendo soddisfazione per la fedeltà alla città di Pesaro. Il premio giornalistico Valerio Volpini, assegnato a padre Maurizio Patriciello, parroco anticamore di Caivano, della diocesi di Aversa, è stato consegnato questa mattina nell'aula del liceo Torelli a Fano. C'eravamo anche noi, vediamo. Voce e coscienza pulita della terra dei fuochi, servitore di giustizia, pace, salvaguardia del creato e dignità della persona umana. Don Maurizio Patriciello. Queste le motivazioni per il premio giornalistico Valerio Volpini, che è andato a padre Maurizio Patriciello, il prete anticamorra della diocesi di Aversa. La premiazione questa mattina alle 10.30 nell'aula magna del liceo scientifico Torelli di Fano, alla presenza di circa 400 studenti e numerose autorità.
Il premio nasce per ricordare la figura di Valerio Volpini, fanese, già direttore dell'Osservatore Romano e collaboratore del settimanale interdiocesano negli ultimi anni della sua vita. Al sacerdote anticamorra è stata donata una penna stilografica in legno realizzata dall'artista 18enne Manuel De Marc del liceo Polloni di Fano, divenuto alfiere della Repubblica per la tenacia con cui si è opposto alla discriminazione e ai pregiudizi verso di lui e di tutte le persone con sindrome di Down. Nel corso della mattinata sono stati proiettati anche due documentari realizzati dall'inviato speciale del quotidiano Avvenire Pino Ciociola. Al centro del dibattito il dramma della popolazione della Terra dei Fuochi. È sempre bello quando il lavoro che viene fatto con onestà e con sofferenza, con impegno, viene riconosciuto in un qualche modo. È bello non per la persona che fa questa cosa, ma per la causa che ha sposato, e quindi che anche qua ci siano degli occhi attenti al dramma della Terra dei Fuochi, per me è una cosa molto importante, sì. Quanto i giovani, facciamo questo collegamento ancora, devono imparare, devono sapere, devono prendere coscienza secondo lei di questi argomenti? Molto, molto, molto. L'informazione, anche se sembra che sia fatta bene, è sempre poca ed è sempre fatta non troppo bene. Per quanto riguarda il problema dei rifiuti c'è ancora tanta confusione per quanto riguarda i rifiuti urbani e i rifiuti invece industriali, tossici e nocivi per la salute. E finché non ci sarà questo chiarimento, soprattutto per i giovani, questa confusione ci sarà ancora e quindi ancora ci saranno i danni che provengono dallo sversamento e dall'abbruciamento dei rifiuti industriali, non dai rifiuti urbani. Cos'è che l'ha spinta a prendersi questo grosso impegno? L'amore per la mia gente, l'amore per la mia vocazione. Io sono un prete, nostro Signore Gesù Cristo ha detto che dobbiamo dare da mangiare agli affamati e dar bere agli assetati. E allora quando ho visto che alla mia gente veniva negato anche il respiro, perché questi roghi tossici ci hanno rubato anche l'aria, ho sentito proprio il dovere, ho sentito una seconda chiamata nel mio sacerdozio a stare accanto a queste persone qua. Proprio mi sembrava che nostro Signore ce lo chiedesse lui, proprio stamattina a venire pubblica una mia lettera nella quale io dico: mai neanche per un attimo solo io ho dubitato che la provvidenza ci sta conducendo per mano. Il presidente del CONI Giovanni Malagò sarà a Pesaro venerdì 11 aprile per assistere alla Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica, unico appuntamento italiano del circuito di specialità. Per il presidente del Comitato Olimpico si tratta della seconda volta nelle Marche dopo l'esordio dello scorso giugno con tappe a Jesi e Ancona. Malagò incontrerà il mondo sportivo alle 17 all'hotel Excelsior. Al termine verrà consegnata una targa a Giuseppe Ottaviani, l'atleta di 98 anni di Fossombrone, che ha recentemente vinto ben 10 medaglie d'oro ai campionati mondiali master di atletica leggera a Budapest. E adesso ci fermiamo per un istante di pubblicità.